Detenuto aggredisce poliziotto nel carcere di Favignana. Nuova intimidazione al comando di Polizia Municipale di Castelvetrano. A breve 239 assunzioni dall'ASP di Trapani. A Mazzara del Vallo, la casa cantoniera di Via Mongitore, una discarica a cielo aperto. Un cordiale buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG8 Informazione. Apriamo subito con un nuovo incidente. Le strade del Trapanese, purtroppo, sono ancora una volta palcoscenico di incidenti stradali. È in prognosi riservata un ventisenne palermitano vittima di un incidente stradale a San Vito Lo Capo. L'ennesimo incidente stradale insanguina le strade del trapanese. Un 26enne alla guida di una moto Kawasaki ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcuni veicoli in sosta. L'incidente è avvenuto in via Faro, a San Vitolo Capo. Scattato immediatamente l'allarme, il giovane palermitano è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Trapani, dove è stato ricoverato con riserva sulla vita. Dagli accertamenti è emerso che il tasso alcolemico del giovane era superiore a quanto previsto dalla normativa. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri. E lo avete sentito nei titoli di apertura: un poliziotto in servizio all'interno del carcere Giuseppe Barraco di Favignana è stato ferito da un detenuto. Il sindacato Wilpa Polizia Penitenziaria lancia l'allarme sulla situazione in cui versa la casa circondariale dell'isola. Il segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria Gioacchino Veneziano chiede l'applicazione dell'articolo 14 bis della legge 354 del 1974, che prevede il regime di sorveglianza particolare per i condannati, gli internati e gli imputati che, con i loro comportamenti, compromettono la sicurezza, ovvero turbano l'ordine negli istituti penitenziari. L'intervento di Veneziano arriva a seguito di un ulteriore. L'attacco fisico, la fisico sarebbe avvenuto presso il carcere di Favignana da parte di gente che si è macchiata di reati, azione aggravata dal fatto che il detenuto non è nuovo a questi comportamenti e che a quanto dato sapere non ha mai avuto la giusta punizione che merita. Questo delinquente detenuto, prosegue il segretario veneziano, ha attaccato fisicamente un poliziotto penitenziario. Ai tanti buonisti, dice ancora veneziano, ricordo che chi indossa un uniforme rappresenta lo Stato. Il carcere di Favignana, aggiunge il segretario generale della Wilpa Polizia Penitenziaria, è una polveriera a causa della decisione scellerata di non prevedere l'aumento dell'organico di Polizia Penitenziaria. E continuiamo con la cronaca a Castelvetrano, un nuovo atto intimidatorio nei confronti del locale comando di polizia municipale, a distanza di pochi giorni di quello avvenuto la settimana scorsa. Un altro atto intimidatorio all'indirizzo del comando della Polizia Municipale di Castelvetrano. Ieri intorno alle ore 20 è stato ritrovato davanti la porta d'ingresso del comando di via Piersanti Mattarella un involucro contenente una pagnotta di pane dall'evidente forma fallica. Immediatamente allertati, gli agenti del commissariato e quelli della scientifica hanno provveduto al sequestro dell'involucro e del suo contenuto. Si tratterebbe del secondo atto intimidatorio avvenuto nel giro di pochi giorni. Sono infatti ancora in corso le indagini per scoprire gli autori dell'esplosione di un colpo di arma da fuoco all'ingresso del comando della Polizia Municipale. Amarezza, intanto, è stata manifestata dal corpo della Polizia Municipale per i vili gesti. E ci sono buone speranze di ripresa per lo scalo aeroportuale trapanese Vincenzo Florio. Il neopresidente di Airgest, Salvatore Ombra, a fine mese incontrerà i vertici di Ryanair. Sembra riprendere quota Airgest. La società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Florio è adesso nelle condizioni di richiamare sullo scalo di Trapani Birgi Ryanair. E questo grazie alla legge approvata di recente che consente di avviare investimenti assegnando i relativi contributi alle compagnie aeree in forza. Un'opportunità estesa ad almeno altre tre compagnie che, sulla base degli studi di mercato e della capacità operativa delle rispettive flotte, assicurerebbero la creazione di un network esteso alle principali destinazioni continentali e nazionali. La disponibilità economica da impiegare entro il 2019 ammonta a 4 milioni e 600 mila euro. A fine mese, il 30 settembre, il presidente AirGest, Salvatore Ombra, incontrerà a Dublino i vertici del vettore low cost per discutere della nuova opportunità. Intanto, nell'agenda del presidente Ombra ha anche altri incontri per vagliare la possibilità di avviare nuovi rapporti con altre compagnie aeree. E rimaniamo in tema di aeroporti con una paradossale notizia che ci giunge dallo scalo di Pantelleria. L'attrice Carol Bouquet, che spesso si trova a villeggiare sull'isola, ha provveduto a rimediare alla mancanza di carta igienica nei bagni dell'aeroporto regalandone una discreta fornitura. A tal proposito dura ed immediata è stata la reazione dei sindacati. Infatti sulla questione è intervenuto Federico Tremarco, coordinatore per le isole minori UGL Trasporto Aereo. Inaccettabile, ha detto il sindacalista, la situazione relativa ai servizi igienici per un aeroporto che punta alla crescita. La regolare mancanza di carta igienica nei bagni non solo è un disservizio per i passeggeri e in transito e per i lavoratori, ha concluso, ma anche un problema di immagine per l'intera isola e resterà chiusa, rimaniamo in provincia domani e dopodomani, il 19 e il 20 settembre dalle ore 6 alle ore 18, la galleria Santissimi Filippo e Giacomo sullo scorrimento veloce Marsala-Trapani. La chiusura è resa necessaria per consentire lavori di sistemazione della fibra ottica da parte della competente azienda di telefonia, quindi per tutti i viaggiatori ricordatevi la chiusura della galleria per domani e dopodomani. E come dicevamo nei titoli, l'ASP di Trapani, l'azienda sanitaria provinciale, a breve provvederà a 239 assunzioni. Via libera nuove assunzioni all'ASP di Trapani, il direttore generale Fabio Damiani ha adottato le delibere per l'indizione di due concorsi pubblici per la copertura complessiva di 239 posti a tempo indeterminato. Le procedure concorsuali riguardano la copertura di 148 posti di dirigente medico veterinario e di dirigenza sanitaria non medica e 91 posti di personale di comparto. L'assunzione di oltre 200 professionalità costituisce per l'ASPA di Trapani una grossa boccata d'ossigeno e quanto ha detto il direttore generale Fabio Damiani. Abbiamo riattivato i concorsi dopo un blocco di oltre vent'anni e questo vuol dire immediatamente aumentare la capacità di erogare i vari livelli di assistenza e fronteggiare la cronica carenza di operatori del settore sanitario. E veniamo alle vicende di casa nostra. A Mazzara stamattina è ripreso regolarmente il servizio di raccolta del rifiuto umido organico. Dall'ufficio stampa del comune ci hanno fatto sapere che tale servizio proseguirà anche nel pomeriggio. Quindi, magari gli utenti che ancora non sono stati serviti alla raccolta potevano avere la pazienza di attendere ancora qualche ora. E a proposito di rifiuti, la casa cantoniera di via Mongitore, che da poco è stata acquisita dal comune di Mazzara del Vallo, si è presentata alle. Nostre telecamere come una vera e propria discarica a cielo aperto. Lo scorso 5 luglio l'amministrazione comunale di Mazzara del Vallo dava ufficialità alla notizia della venuta sigla del contratto di compravendita con Ferrovie dello Stato Spa per l'acquisizione della casa cantoniera di Via Mongitore. Che una volta demolita, permetterà di allargare la strettoia che insorge all'altezza del passaggio a livello, da anni ostacolo alla viabilità. Il percorso che ha portato alla firma del contratto è durato, come si legge nella nota diramata dal Comune, circa 15 anni. Ci si augura che il lasso di tempo per la demolizione della casa cantoniera sia invece più breve: dal momento che, oltre a creare un evidente disagio per la viabilità, l'immobile fatiscente rappresenta un vero e proprio pericolo per l'intera comunità. Quello che rimane della struttura pericolante e a rischio crollo oggi è una vera e propria discarica a cielo aperto, luogo degradato, dove trovano spazio rifiuti di ogni genere, tra questi anche siringhe usate, evidente segnale che la casa cantoniera sia divenuta rifugio per tossicodipendenti. Le immagini che vi abbiamo mostrato sono proprio di questa mattina e mh, dietro le sbarre questa mattina dai passaggi a livelli sono fermati per oltre 20 minuti le autovetture non soltanto in via Mongitore. Un problema causato da un guasto tecnico ad un treno e le sbarre dei livelli ricadenti nella prossimità del convoglio sono rimaste chiuse per oltre 20 minuti. Un disagio questo è accaduto intorno alle 8 di stamattina e che ha provocato non pochi disguidi per gli studenti che dovevano raggiungere gli istituti scolastici e che per molti è significato dover iniziare dalla seconda ora. E continuiamo con le notizie della nostra città: sono 16 candidati ammessi con riserva alla procedura di nomina di dirigente del secondo settore comunale, gestione delle risorse, mentre 22 sono quelli ammessi con riserva che aspirano invece a un ruolo di dirigente del terzo settore, servizi alle città e alle imprese. Gli elenchi sono stati pubblicati oggi sull'albo pretorio online del Comune insieme ai verbali di procedura di istruttoria per le nomine del secondo e terzo settore. Dopo una valutazione delle domande, dei curricula, dei titoli e a seguito di un colloquio che i candidati effettueranno con il sindaco della città, il dottor Salvatore Quinci, assistito dal segretario generale del Comune e dall'esperto informatico Nizzola, la scelta sarà effettuata dallo stesso sindaco, come prevede la norma del conferimento degli incarichi ex articolo 110 delle Tuel per il periodo di tre anni prorogabili a cinque. Ed ancora una pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune. Questa volta ad essere pubblicato l'avviso e il modello di stanza per ottenere i tesserini dell'azienda siciliana Trasporti e poter usufruire gratuitamente del servizio extraurbano gestito dalla stessa AST. L'avviso è rivolto alle donne con età superiore ai 55 anni e agli uomini con età superiore ai 60 anni. I requisiti da possedere per la richiesta del tesserino e il modello della domanda sono consultabili proprio sul portale istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.mazzarodelvallo.tp.it. Ed è iniziata lunedì scorso l'attività processuale del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala. Il mobilio, collocato nelle nuove aule, è quello del vecchio Tribunale. Il trasloco è in fase di ultimazione. Proseguono quindi gli interventi per portare le attività del Tribunale a regime. Intanto, la ditta Rosalinda Messina, già titolare di un bar in Via Salemi a Marsala, si è aggiudicata lo spazio per il servizio bar nelle vicinanze del nuovo Tribunale. Al Comune di Marsala, che aveva indetto una gara per l'aggiudicazione dello spazio, andranno 19.800 euro, quale canone d'affitto annuo. E andiamo avanti con il nostro TG a Campobello di Mazzara è stato istituito lo sportello di prossimità. Obiettivo quello di evitare disagi alle persone più fragili che hanno difficoltà a recarsi presso la sede del Tribunale di Marsala. L'amministrazione di Campobello di Mazzara ha istituito uno sportello di prossimità nei locali comunali di via Don Bosco, sede del settore dei servizi socioculturali. Lo sportello di prossimità è stato attivato dal comune di Campobello a seguito della chiusura delle sedi distaccate del Tribunale, mediante un protocollo d'intesa stipulato con il Tribunale di Marsala, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze delle persone più fragili, in modo da evitare che debbano recarsi necessariamente a Marsala. L'ufficio, che sarà aperto al pubblico nella giornata di martedì, dalle ore 9 alle ore 12, garantirà l'attività di accoglienza e di orientamento per l'accesso alle informazioni e ai servizi erogati dal Tribunale, con particolare riferimento agli istituti di protezione giuridica previsti dalla legge, quali le tutele e le amministrazioni di sostegno e le curatele, avvalendosi del materiale informativo e della modulistica messi a disposizione dallo stesso Tribunale. Il funzionario comunale addetto al servizio è il dottor Giuseppe Truglio. E adesso vi segnaliamo un interessante percorso formativo rivolto agli insegnanti della scuola dell'infanzia. Il percorso fornirà ai docenti gli strumenti per individuare, sostenere e gestire gli alunni con disturbi dello spettro autistico all'interno del contesto scolastico. Un percorso formativo dedicato ai disturbi dello spettro autistico con lo scopo di diffondere un'informazione adeguata e approfondita e fornire strumenti osservativi e operativi per predisporre gli opportuni interventi didattici. La proposta è rivolta agli insegnanti della scuola dell'infanzia ed è parte integrante del più ampio progetto Infanzia in Gioco, selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha una durata complessiva di 30 mesi. Questa è la nuova iniziativa della cooperativa sociale umana Monte Onlus, soggetto attuatore del progetto. Il corso per i docenti sarà sviluppato in collaborazione con Ido, istituto di ortofonologia di Roma. L'approccio formativo sarà di tipo sia teorico sia pratico e fornirà ai docenti gli strumenti per individuare, sostenere e gestire gli alunni all'interno del contesto scolastico. Saranno inoltre approfondite le metodologie didattiche e sarà possibile sviluppare progetti didattici personalizzati. Il percorso avrà la durata complessiva di 20 ore, suddivise in due moduli formativi. Si parte il 20 e il 21 settembre con Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapie del Lido e direttrice scientifica del corso. A seguire Sara Rocco, logopedista e psicomotricista del Lido. La sede di svolgimento degli incontri sarà l'Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Erice. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito web www.infanziaingioco.it e sulla pagina Facebook Infanzia in Gioco. In occasione della venticinquesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra il 21 marzo e che quest'anno si svolgerà a Palermo, il gruppo civico partecipazione politica di Mazzara del Vallo si rende disponibile in accordo con il coordinamento provinciale dell'associazione libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, a mettere in campo le proprie risorse perché all'interno delle scuole possano potenziarsi percorsi formativi sui temi della giustizia e del bene comune, in vista proprio dell'appuntamento d'inizio primavera a cui il gruppo civico auspica un'ampissima partecipazione degli studenti e degli insegnanti mazzaresi, la comunicazione è arrivata attraverso una lettera aperta redatta dal coordinamento del gruppo civico e indirizzata ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado a Mazzara del Vallo. Ed era questa l'ultima notizia del nostro TG. Io vi lascio con la programmazione di Teleotto e vi do appuntamento alla nuova edizione del TG8 Informazioni.